Un posto al sole trame, Arianna ha mentito a Silvia. Trame un posto al sole, Arianna rivela a Silvia la verità sul vulcano. Il famoso bar di Un posto al sole sta per cambiare veste. Arianna è la fautrice dell'idea. L'intenzione è quella di trasformare il vulcano in un vero ristorante. Secondo la giovane imprenditrice, il locale ha ottime possibilità di successo nello scenario napoletano. Per diverse settimane abbiamo visto la ragazza impegnata nella ricerca dei fondi per il progetto. Abbiamo visto Arianna scontrarsi ripetutamente con il marito Andrea. Ora che tutto sta per avverarsi, qualcosa sta per accadere. Al momento della firma per confermare la gestione, Arianna si mostra titubante. Decide di rivelare a Silvia il motivo della sua insicurezza. Confida alla proprietaria del locale di aver falsato i dati del business plan. Arianna, pur di essere appoggiata nel progetto, ha gonfiato letteralmente le cifre ed ora teme di fallire nel suo intento. Silvia si mostra preoccupata oltre che delusa dall'atteggiamento immaturo della ragazza. Due sono le strade: o decide di andare avanti con il progetto o chiude definitivamente la porta al cambio look del vulcano. Nonostante ciò, Silvia ormai si sente coinvolta dal progetto messo in piedi da Arianna. Sicuramente la proprietaria del locale, dopo un'attenta valutazione, deciderà il meglio per la sua creatura, che certamente non è destinata a chiudere. Vittorio scopre le intenzioni di Nico, la reazione. Anche se con qualche disapprovazione, Nico decide di difendere Luca Grimaldi in tribunale. Appoggia così il progetto dei colleghi dello studio Navarra. I forti problemi economici dello studio costringono i tre a difendere l'omicida. Secondo Ugo, questa è la strada che potrebbe dare la svolta definitiva al loro studio. Nico, oltre ad avere gli occhi puntati della famiglia, deve tener conto del giudizio di Vittorio. Il ragazzo che al tempo è stato perseguitato dal poliziotto non sembra aver superato del tutto il trauma. I momenti difficili per Vittorio sono stati tanti. Oltre ad essere testimone di omicidio, Vittorio è stato più volte aggredito da Luca Grimaldi. Riuscirà ad affrontare Nico? Il Poggi come avrà intenzione di giustificarsi? Roberto cerca Elena, quali sono le reali intenzioni? Roberto è fuori città per un incontro di lavoro e decide volontariamente di recarsi presso l'albergo dove Elena lavora. Il Ticon porta avanti l'idea che l'incontro è dettato dalla casualità, ma in realtà le intenzioni sono tutt'altro che pacifiche. Cosa trama la mente di Roberto Ferri? Nelle prossime puntate vedremo l'evoluzione della vicenda.